Ciao ragazzi, oggi finalmente sono a bordo di UDL Futura. Ho fatto solamente un giro andata e ritorno da Udine a Tolmezzo, per cui posso dare poche impressioni. Mostro più che altro guida. Guardate qua. Allora, è un 2018, un 13 metri, 375 kW, il solito motore DAF. Mostro un po' il posto guida. Questo è il nostro bel sedile pneumatico. Nuovo nuovo, dai, 3 anni. Scusate la voce, ma è qualche giorno che ho un raffreddore pesante, come ogni anno. Ho già fatto per conto mio il test rapido per il Covid e ovviamente è negativo, altrimenti non sarei qua. Però la voce resta quella che è, la mia solita sinusite che ogni anno in questo periodo mi affligge. Anche sto giro me la sono presa, per cui sentirete la mia voce decisamente nasale. Allora, passiamo alle cose belle. Di grand'angolo, eccoci qua. I nostri bei comandi. Qua c'è un po' tutto quello che serve. Regolazione degli specchi, che per fortuna sono solamente... Non abbiamo più gli specchi bassi e quindi abbiamo un'ottima visuale. Guardate qua, questo è il montante della corriera. Con gli specchi lassù in cima ci lasciano tutta la visuale. Ovviamente due specchi grandi più due grandangolari. Nel frattempo mi si è spenta, quindi riattiviamo le batterie. Molto interessante, le porte USB, comandi luci, stacca batterie, la console di comando. Semplice, facile, c'è tutto quello che serve, tutte le spie dei vari indicatori, dei vari comandi. La telecamerina alta definizione relativa al piano superiore. Un bel volantino da auto con i relativi comandi. Ecco qua. E non si legge, ma ha 140.000 km il mezzo, per cui 3 anni onestissimi. Lì sotto c'è la leva del retarder e del cambio marcia quando passiamo in manuale. Un altro po' di comandi autoradio, comandi luci, crono. Altro schermo AVM in versione aggiornata. Ecco qua. Guardate un po' la visione di insieme, è questa. Portaoggetti enorme a lato, braccioli, ovviamente sedile ammortizzato, pneumatico, riscaldabile, tutto quel che c'è. Microfono. Questi sono gli ADAS. Infatti prima due o tre volte mi ha vibrato il sedile per l'avviso di cambio corsia, che è una cosa fastidiosissima per me. Un'altra cosa che odio è l'anticollisione che mi ha lampato uscendo dalla stazione. Per fortuna non ha frenato. Su questi è tarato malissimo. Ogni volta che si va a sfiorare qualcosa entra in funzione, anche se poi alla fine non si colpirebbe realmente. Abbiamo alzato un pochino il livello delle finiture, come potrete sentire in viaggio, però queste cosucce qua fanno casino a ogni buca, sono decisamente migliorabili. Qua dentro c'è addirittura un altro microfono, oltre a quello autista, perché fondamentalmente questi autobus nascono per viaggiare, nascono per un uso turistico. Farci linea non è esattamente la loro missione. Posto disabili, tac. Piano superiore. Il finto parquet dà l'impressione di essere un materiale premium, anche se poi questo autobus si posiziona su una fascia intermedia, direi. Diciamo, se dovessi paragonarlo ad una casa automobilistica, stop, per me potrebbe essere benissimo una Peugeot, dato che monta comunque materiali discreti, finiture discrete, c'è tutto quello che serve, per cui potrebbe essere la Peugeot degli autobus. Non so perché, ma proprio le finiture, questi materiali qua, mi ricordano tanto le Peugeot che abbiamo anche in flotta come auto di servizio.
Per cui ci sta il paragone, dai. Come sempre abbiamo un centinaio di posti, adesso non mi ricordo esattamente quanti seduti e quanti in piedi, ovviamente dimezzati. Come vi dicevo prima, secondo me questi sono mezzi che nascono con lo scopo di viaggiare e non di fare linea, e lo conferma il cambio che ha gli stessi difetti praticamente del Synergy, ovvero quando scende di pressione ci mette una vita a ripartire, per cui nel traffico è inutilizzabile. Invece viaggia benissimo in autostrada perché si mette in dodicesima marcia e sta lì, bassi giri, bassi consumi. L'indirizzo di questo autobus sono fondamentalmente strade aperte, tratte lunghe. Di motore mi piace. Però anche là, secondo me, è sempre una questione di cambio e di taratura del cambio. Mi sembra quasi che spinga meno dei fratelli Synergy. Specialmente con le marce basse, appena arriva un filo di spinta, cambia marcia e ti taglia. E fa fare sia a te autista sia ai passeggeri con la testa l'ondeggiamento, perché cambia tante marce rapidamente, per cui fa terza, tac, quinta, settima, e si va avanti con la testa. Così appena inizia ad esserci un po' di schiena di motore, lui cambia marcia. Nella guida di prima, solo in ottava, mi ha dato una bella spinta, allungato un po' da poter sentire effettivamente il tiro del motore. Altrimenti lo trovo fastidioso, appunto perché rovina il comfort. Quando serve non c'è. Prima ho fatto un kickdown per un sorpasso in autostrada e anche là si è perso il cambio. Una latenza pazzesca. Giù tutto. 20 secondi, non so quante marce ha scalato, e poi pian piano è rientrato in pressione e mi ha portato via. Come cambio non ci siamo, o perlomeno non è il suo. Più che sufficiente uno ZF 6 marce, di quelli montati su Iveco, hanno la cambiata dolce e quando chiedi ti danno potenza, senza scendere di pressione brutalmente nel traffico. 12 marce con i pesi in gioco su un autobus non hanno molto senso perché si parte in terza e salta di 3 marce in 3 marce praticamente, per cui manco a pieno carico si sfruttano. Se fosse un tir, ok, però un autobus è relativamente leggero. Ho montato solamente una telecamera, solamente la mia dash, per cui avrete un solo punto di vista. E fatemi sapere cosa ne pensate. Vi do appuntamento già al prossimo video. Ciao! Ecco, una cosa che dovrò segnalare è l'aletta parasole rotta. Diventa difficile guidare col sole senza protezione.
L'anticollisione. Spiegami dove dovrei andare a battere.